Mi chiamo Umberto Binetti, ho 26 anni, vengo da Putignano, ho fatto la laurea all'Università di Pisa, ho fatto la triennale in ecologia e biodiversità e una specialistica in biologia marina. Durante la mia specialistica ho studiato all'estero, quindi grazie al progetto Erasmus ho fatto un anno in Danimarca e 4 mesi in Belgio e attualmente sono un dottorando in oceanografia presso l'University of East Anglia a Norwich, in Inghilterra. Se sono qui è perché ho partecipato a una crociera oceanografica, quindi una spedizione in Nuova Zelanda, chiamata The Spirit of Mawson, che è diventata famosa perché la nostra nave è rimasta incagliata tra i ghiacci dell'Antartide. Ed è stata un'esperienza a cui ho partecipato grazie a YouTube, quindi grazie a internet. Spirit of Mawson è una spedizione a cui ho partecipato per due principali motivi. Uno era l'aspetto scientifico e l'altro era l'aspetto di comunicazione della scienza. L'aspetto scientifico era dato dalla peculiarità di queste isole che siamo andati a visitare, che sono isole abbastanza remote e sostanzialmente messe in quarantena, quindi difficile. È molto difficile avere l'accesso e la possibilità di sbarcare sulle isole e fare scienza. Oltre al fatto che sono ambienti molto diversi dai nostri, quindi una curiosità da un punto di vista ecologico di vedere un ambiente che di solito si vede solamente nei documentari. Per quello che riguarda la comunicazione della scienza, questo è un mio interesse personale che ho avuto la possibilità di portare avanti durante questa esperienza. Quindi la possibilità di scrivere blog, di fare fotografie naturalistiche e così via, e cercare e avere esperienze, cercare di comunicare al pubblico in una maniera quanto più semplice possibile il mondo della scienza. Di cosa ti sei occupato nel progetto Spirit of Mawson? Dunque, Spirit of Mawson è stata una crociera celebrativa, quindi organizzata dall'Università di Sydney per celebrare i 100 anni dalla prima spedizione australiana in Antartide. Il mio ruolo a bordo era duplice perché da una parte dovevo aiutare gli scienziati a fare scienza, quindi avevamo diversi team di scienziati che portavano avanti diversi esperimenti, quindi botanici, geologi, ornitologi e così via, e dall'altra parte c'era un grande focus sulla comunicazione della scienza, quindi scrivere blog, fare fotografie, fare video e cercare di comunicare al mondo quella che era la scienza che stavamo facendo. Da quanti anni vivi lontano da Putignano? Io ho lasciato Putignano nel 2006 per spostarmi a Pisa dove ho fatto la triennale e poi la specialistica e durante la specialistica ho fatto un anno in Danimarca nel 2010 e poi nel 2011 4 mesi in Belgio grazie al progetto Erasmus. Aspetti positivi e negativi della lontananza da casa. Aspetti positivi del vivere all'estero, almeno da un punto di vista accademico, è proprio questa possibilità di interfacciarsi con un mondo, secondo me, molto più libero di quello che è il mondo della ricerca in Italia. Quindi una serie di possibilità a livello di esperienze all'estero, scuole estive, conferenze, per esempio, che qui si ha un po' più difficoltà ad avere. Aspetti negativi è naturalmente quello di non essere a casa, quindi all'inizio dover comunicare con una lingua che non è la tua, dover ricostruire tutta una vita privata che viene interrotta, quindi amici, devi cambiare casa, devi cambiare il cibo che mangi, devi cambiare un po' tutto. Cosa ti ha colpito della cultura anglofona? È stato facile inserirsi? Allora, facilità di inserimento abbastanza facile perché il mondo accademico è un mondo abbastanza internazionale, quindi loro sono abbastanza abituati ad avere gente da nuovi paesi e quindi a dover integrare gente. Quindi sono stati anche molto pazienti nel cercare di venirmi incontro con le difficoltà della lingua all'inizio, per esempio, e così via. Per quello che riguarda aspetti della cultura inglese, molti stereotipi sono veri, quindi tè a qualsiasi ora,
freddo a qualsiasi, in qualsiasi stagione, pioggia quando sorge il sole e sole quando ti svegli e sta diluviando. Nulla, nulla in particolare. Come sarebbe il tuo lavoro svolto in Italia? Il mio lavoro svolto in Italia sarebbe, secondo me, un po' più difficile, sia per quello che riguarda un problema di autosostentamento, cioè i soldi che ti vengono dati all'estero sono decisamente di più dei soldi che ti vengono dati in Italia, e benché questa possa sembrare una cosa terra terra, nel momento in cui ti devi pagare un affitto e ti devi fare la spesa, questo ha un impatto nelle scelte che fai. E secondo me quello che ho visto all'estero, sia in Danimarca, sia in Inghilterra, sia in Belgio, è stata un diverso approccio in quello che è il rapporto tra i professori e gli studenti. All'estero il dottorando non è un portaborse del professore, è qualcuno che ha un proprio progetto e che può sviluppare il proprio progetto. Cosa ti ha spinto a lasciare l'Italia? Motivazioni sono diverse, una motivazione economica, è inutile negarlo, una motivazione scientifica, perché sono andato in una università che ha un dipartimento di scienze ambientali che è rankato a livello mondiale tra i maggiori e i più importanti, e poi una questione di possibilità, cioè sapevo che in Italia per esempio avrei fatto una conferenza in tutta la mia carriera alla fine, e nel mio primo anno ho già fatto 3 conferenze, 2 scuole estive, e la situazione è totalmente diversa. Tra tutte le nazioni che hai visitato, in quale sceglieresti di vivere? La Danimarca è un paese molto avanzato dal punto di vista dei servizi sociali, ma dall'altra parte ha un problema di popolazione, cioè la popolazione, noi la vediamo una popolazione molto fredda in quelli che sono i rapporti interpersonali. Quindi se da una parte il sistema Stato è il migliore che io abbia trovato, il sistema persone è un po' carente. L'Inghilterra è un ottimo punto d'incontro, perché ha un sistema, per esempio un sistema sanitario, dove io, anche se non sono residente, non pago nulla, un sistema di educazione molto sviluppato, e le persone sono da sempre abituate ad avere a che fare con gente internazionale, quindi direi Inghilterra. Come immagini il tuo futuro? C'è posto per Putignano? Il mio futuro è difficile da immaginare per quello che è il mio lavoro, perché spesso i dottorandi alla fine del loro progetto sono costretti a trovare un altro progetto che dura magari un anno, dall'uno ai 3 anni, e poi cercarne un altro, poi cercarne un altro, quindi c'è gente che si sposta ogni 3 anni e alla lunga diventa anche faticosa come vita, perché non riesce a costruire nulla. Quindi io spero di riuscire a trovare un posto fisso quanto prima possibile, anche se in questo preciso istante la mia idea non è quella di fermarmi, quindi per esempio alla fine del mio dottorato io penso e spero di spostarmi di nuovo da Norwich per andare in qualche altra università. Spazio per Putignano sinceramente poco, la voglia di tornare a casa c'è, ma in questo momento qui io non credo di trovare lavoro per me, quindi mi piacerebbe, ma non credo. Cosa ti manca di Putignano quando sei all'estero? Di Putignano mancano sostanzialmente le persone, perché anche se puoi fare Skype con i tuoi genitori ogni giorno, puoi continuare a ridere e scherzare con i tuoi amici su Facebook, ma la presenza fisica non c'è. E quello a lungo andare manca. Considerato il tuo percorso, cosa consiglieresti ai giovani che vogliono intraprendere un'esperienza simile alla tua? Io una volta ho visto un'intervista di Renzo Piano da Fazio, e diceva: i giovani devono uscire per vedere il mondo e poi tornare a casa. Io sono stato all'estero e sono stato in 3 diverse nazioni vivendoci, e poi ho girato altre nazioni e
mi trovo totalmente in accordo con Renzo Piano, quindi appena è possibile, appena si trova una possibilità di uscire, di fare un'esperienza all'estero, farla, perché conoscere un'altra lingua aiuta, è un grosso punto sul curriculum, perché conoscere altre civiltà e altri stati, altre nazioni aiuta, apre la mente, sviluppa il cervello nella maniera più basilare, cioè l'intelligenza è riuscire a collegare diverse cose, e andando all'estero tu hai più elementi da aggiungere alla tua intelligenza e quindi ti aiuta a ragionare meglio.